Il sistema di accoglienza per richiedenti e titolari della protezione internazionale si è sviluppato ed evoluto nel tempo e in questo cammino è stato fondamentale il ruolo di ANCI, sia nella realizzazione del sistema sia nella sua gestione, potendo contare sul sistema dei comuni, che ha rappresentato la struttura portante del sistema di accoglienza. Dalle sperimentazioni della fine degli anni 90 all'articolazione e al funzionamento del sistema di accoglienza secondo le direttive europee, fino all'accordo tra i diversi livelli di governo del 2014. A partire proprio da quell'accordo e dal piano nazionale di distribuzione dei flussi sul territorio nazionale che ne seguì, ripercorriamo le tappe principali che hanno accompagnato negli ultimi anni l'affermarsi del modello dell'accoglienza diffusa e la crescita della rete SAI. Conferenza unificata del 10 luglio 2014. Accordo nazionale tra governo, regioni ed enti locali per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati. Obiettivo? Programmare, organizzare e gestire a livello nazionale l'accoglienza dei migranti per superare la logica emergenziale del sistema di accoglienza italiano, come ad esempio era avvenuto da ultimo con la cosiddetta emergenza Nord Africa. Centralità del sistema SPRAR, sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, come perno del sistema di accoglienza di secondo livello, sia per gli adulti che per tutti i minori stranieri non accompagnati. Altre soluzioni di accoglienza, attivate in via d'urgenza, sono residuali e devono comunque essere realizzate secondo le linee guida dello SPRAR. Il Piano Nazionale riconosce la necessità di programmare la distribuzione dei migranti, restituisce ai sindaci e alla comunità la governance dei propri territori, intensifica il già forte rapporto tra sindaci e prefetti e stabilisce che la ripartizione avvenga regionalmente sulla base di tre criteri, a partire dalla quota di accesso al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali. Esclusione sia dei comuni colpiti da terremoti, sia dei comuni interessati da sopravvenute situazioni di emergenza. Quote relative all'effettiva permanenza sui territori e non alle assegnazioni iniziali. In coerenza con il piano, il tavolo di coordinamento nazionale previsto dal decreto legislativo numero 142 del 2015, il cosiddetto decreto accoglienza, deve provvedere alla elaborazione delle ipotesi di ripartizione. L'assegnazione per ciascuna regione deve essere concordata nell'ambito dei tavoli di coordinamento regionale presieduti dal prefetto del comune capoluogo a cui partecipano gli enti locali, in particolare quelli ove siano individuate strutture destinate all'accoglienza temporanea. Obiettivo: evitare un'eccessiva concentrazione di migranti in accoglienza su uno stesso territorio e favorire, al contrario, una loro dislocazione su diversi territori. Il Ministero dell'Interno elabora con l'ANCI un piano operativo che consente, in ambito regionale e successivamente in ambito comunale, un'assegnazione e una distribuzione di migranti più equilibrata e sostenibile tra le realtà locali in base alla popolazione residente nel comune. Il potenziamento del sistema SPRAR, che rappresenta il modello di riferimento nazionale per l'accoglienza dei richiedenti asilo, è il presupposto su cui si basa il piano nazionale. Vantaggi del sistema. Significativa riduzione dell'impatto sul territorio derivante dall'arrivo dei migranti. Maggiore efficacia dei percorsi di integrazione e inclusione sociale previsti dai progetti SPRAR. Direttiva del Ministero dell'Interno dell'11 ottobre 2016. Prevede una clausola in base alla quale i comuni che appartengono alla rete SPRAR o che intendano aderirvi sono esenti dall'attivazione di ulteriori forme di accoglienza, se il numero di posti SPRAR soddisfa la quota di posti assegnata a ciascun comune. È la cosiddetta clausola di salvaguardia, che rispetta la volontarietà di adesione al sistema SPRAR da parte dei comuni. La clausola comporta che i centri di accoglienza temporanea, eventualmente presenti sul territorio dei comuni aderenti alla rete SPRAR, vengano gradualmente ridotti, ovvero ricondotti, ove possibile, a strutture della rete SPRAR, fino al raggiungimento della quota di posti spettante a ciascun territorio in base al piano nazionale di riparto. I comuni che aderiscono alla rete SPRAR sono, come da direttiva del ministro, salvaguardati da ulteriori invii di migranti. A disposizione dei comuni che aderiscono, sono previsti incentivi di natura economica e la garanzia di una proporzionalità delle presenze rispetto alla popolazione residente. Il tavolo di coordinamento nazionale, alla presenza dei rappresentanti dei comuni, delle province, delle regioni, dell'UNHCR, dell'OIM, delle organizzazioni non governative e degli enti del terzo settore impegnati sui temi delle migrazioni e dei rifugiati, concorda l'avvio del piano nazionale di riparto. Il piano a cui i comuni aderiscono su base volontaria si fonda su due principi cardine.
la proporzionalità dell'accoglienza dei migranti rispetto alla popolazione residente, che in linea di massima si attesta su circa 2,5 posti di accoglienza ogni 1000 residenti, con i necessari correttivi per i piccoli comuni e i comuni capoluogo, sedi delle città metropolitane e delle zone terremotate. Il coinvolgimento dei prefetti e delle istituzioni locali affinché i territori che accolgono siano esclusi da altri tipi di strutture di accoglienza nei medesimi territori. Decreto ministeriale del 10 agosto 2016 definisce sia le nuove modalità di accesso da parte degli enti locali alla rete dei progetti per i servizi di accoglienza dello SPRAR, sia le nuove linee guida per il funzionamento dello SPRAR. Con la prosecuzione non è più necessario presentare un nuovo progetto allo scadere del triennio. Il Comune manifesta la volontà di proseguire con le sue attività. Inoltre, gli enti locali che vogliono entrare a far parte della rete SPRAR possono presentare in ogni momento dell'anno il proprio progetto e potranno essere finanziati a decorrere dal mese di gennaio o di luglio nel corso di ciascun anno solare. La rete SPRAR arriva a contare oltre i 35.000 posti finanziati, utili a far fronte alle esigenze di accoglienza sul territorio nazionale. La riforma è parte di un disegno organico più ampio che mira alla diffusione in tutti i comuni del modello SPRAR, superando il sistema di accoglienza duale basato sulle strutture temporanee da una parte e sui centri SPRAR dall'altra. La maggior parte dei migranti, infatti, sono accolti nel circuito straordinario, CAS e strutture temporanee a diretta gestione delle prefetture. Durante la precedente emergenza Nord Africa, tali strutture erano in capo alla Protezione Civile. In molti casi, l'attivazione di accoglienze emergenziali non è stata concordata con i territori, dando luogo a concentrazioni non equilibrate e a forti tensioni sui territori stessi. La legge 1 dicembre 2016, numero 225, introduce il cosiddetto bonus gratitudine. Il Ministero dell'Interno eroga somme non vincolate, risorse a destinazione libera, come da nota del Ministero del 10 febbraio 2017, a favore dei comuni che nel 2016 hanno accolto richiedente asilo con priorità dei comuni aderenti allo SPRAR. Viene appositamente istituito il Fondo Missione Immigrazione, Accoglienza e Garanzia dei Diritti, dotato di 100 milioni di euro. Si tratta di una misura una tantum di cui beneficiano per il 2016 3.000 comuni. Il bonus è stato nuovamente erogato nel 2017, dotando il fondo di 150 milioni di euro, di cui hanno beneficiato 3.300 comuni. Legge numero 123 del 2017. Circolare del Ministero dell'Interno del 4 agosto 2017. Il Ministero illustra alle prefetture e ai comuni le modalità di assorbimento dei posti in vista delle scadenze dei contratti prefettizi per la gestione dei CAS, sia in progetti SPRAR esistenti, sia in quelli di nuova attivazione nei comuni su cui i territori esistono i centri di accoglienza straordinari. L'obiettivo è il graduale svuotamento e successiva chiusura o riduzione dei CAS a seconda che il progetto SPRAR esistente o di nuova attivazione preveda un numero di posti pari o inferiore a quello indicato nel piano di riparto. Il decreto legge del 4 ottobre 2018, numero 113, il cosiddetto decreto sicurezza, convertito in legge 1 dicembre 2018, numero 132, rinomina lo SPRAR INSI PROIMI, sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati. Vengono esclusi dall'accoglienza i richiedenti asilo e i titolari di protezione umanitaria, istituto giuridico che peraltro viene soppresso, pur prevedendo l'accoglienza di persone con altri permessi di soggiorno, vittime di tratta di sfruttamento lavorativo, cure mediche, eccetera. Decreto ministeriale del 18 novembre 2019 disciplina l'adesione degli enti locali al SIPROIMI. Si modificano le regole di funzionamento della rete. Si sopprime la possibilità per gli enti locali di presentare domanda di finanziamento in ogni momento dell'anno, con le due finestre semestrali di valutazione, ma esclusivamente in risposta agli avvisi che il Ministero dell'Interno pubblica nel caso di esigenze di ampliare la rete di accoglienza e la sua capacità ricettiva. La rete si riduce, in due anni, di circa 2.000 posti di accoglienza. Con l'esigenza di assicurare le misure urgenti sociosanitarie connesse all'emergenza Covid-19, il Governo reintroduce la possibilità dell'accoglienza dei richiedenti asilo per un tempo non superiore a 6 mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza, nonostante la vigente normativa in materia. Circolare del Ministero dell'Interno 22 maggio 2020 ai prefetti e ai comuni. Modalità applicative degli ingressi nel SIPROIMI. In ragione dell'emergenza sanitaria, i posti liberi della rete durante il lockdown, a causa dei divieti di spostamento tra un territorio e l'altro, vengono messi a disposizione delle prefetture che, in accordo con il servizio centrale e gli stessi comuni, possono offrire ospitalità a tutte le fasce deboli della popolazione, senza riparo o domicilio. Tra queste, anche gli stessi titolari di protezione umanitaria, i quali erano stati precedentemente esclusi dall'accoglienza.
Il decreto legge del 21 ottobre 2020, numero 130, cosiddetto decreto Lamorgese, si apportano sostanziali modifiche ai decreti sicurezza, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di accogliere nuovamente i richiedenti asilo nel sistema che viene rinominato INSAI, Sistema di Accoglienza e Integrazione, e viene riportato al Centro delle Accoglienze in Italia. Estate 2021. In conseguenza del ritiro del contingente italiano dall'Afghanistan, hanno così inizio le operazioni Aquila per evacuare i cittadini afghani, collaboratori dei contingenti militari e delle autorità diplomatiche e della cooperazione internazionale. Il governo italiano si fa carico dell'evacuazione dei cittadini afghani richiedenti asilo a seguito del precipitare della situazione politica e dispone l'ampliamento della rete SAI con posti esclusivamente dedicati a nuclei familiari provenienti dall'Afghanistan. 24 febbraio 2022. Inizia il conflitto in Ucraina e il governo delibera la dichiarazione dello stato di emergenza coinvolgendo la protezione civile per le prime operazioni di soccorso dei cittadini ucraini in arrivo in Italia e per la gestione dell'accoglienza, a partire dalle disposizioni del decreto legge numero 16 del 2023, cosiddetto decreto Ucraina. Si succedono diversi avvisi del Ministero dell'Interno rivolti agli enti locali per aumentare la capienza dei posti della rete SAI da dedicare all'accoglienza dei cittadini ucraini, oltre a quelli afghani. Il potenziamento della rete con circa 12.000 ulteriori posti di accoglienza. Incremento posti di decreti afghani e ucraini. Decreti di dicembre 2021 e di gennaio 2022. Finanziamento di 3.000 posti. Decreto di marzo 2022. Finanziamento di 470 posti. Posti ammessi in graduatoria e non finanziati con i decreti di novembre. Decreto giugno 2022. Finanziamento di 3.530 posti. Decreto di settembre 2022. Finanziamento di 1.000 nuovi posti per 38 progetti SAI. Incremento posti SAI. Accoglienza diffusa ex articolo 44 del decreto legge 17 maggio 2022 numero 50. Decreto di agosto 2022. Finanziamento di 2.352 posti con scadenza al 31 dicembre 2022, successivamente prorogati per decreto di settembre 2022. Finanziamento di 2.066 nuovi posti per 80 progetti ammessi in graduatoria ma non finanziati con il decreto di settembre 2022 e con scadenza al 31 dicembre 2022, successivamente prorogati. Legge 5 maggio 2023 numero 50, conversione del cosiddetto decreto Cutro. Vengono nuovamente riviste le categorie di beneficiari che possono accedere all'accoglienza nel SAI, non consentendo l'accoglienza dei richiedenti asilo salvo i portatori di vulnerabilità, come prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo numero 142 del 2015. Viene previsto l'obbligo per le navi delle ONG di attraccare nei diversi porti italiani, di volta in volta indicati dal Viminale. Considerando il numero di arrivi sempre crescente, il governo decide di dichiarare per 6 mesi lo stato di emergenza sbarchi. Dal giorno 11 aprile al 10 ottobre 2023, consentendo anche in deroga al codice dei contratti l'apertura di centri di accoglienza straordinari da parte delle prefetture. Viene nominato un commissario delegato per la gestione dell'accoglienza dei migranti nell'ambito dello stato di emergenza. La delibera del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2023 proroga di altri 6 mesi lo stato di emergenza, dunque fino al 10 aprile 2024.